Buongiorno a tutti. Dopo gli incontri della scorsa settimana tra il Ministero e le organizzazioni sindacali è intervenuto nei giorni scorsi anche il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sulla bozza di eh, decreto di costituzione delle eh, nuove graduatorie provinciali. Eh, non sono mancati i rilievi critici da parte del CSP sulla bozza eh, di decreto, soprattutto eh, per quanto riguarda la decisione da parte del Ministero di introdurre nuove tabelle di valutazione titoli che vanno a sostituire quelle che regolavano la graduazione all'interno delle precedenti graduatorie di istituto. In particolare il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione teme l'insorgere di nuovo contenzioso che purtroppo non manca nella scuola italiana per via del cambio in corsa delle regole sulla valutazione dei titoli che andrebbero a stravolgere soprattutto le posizioni di chi era inserito nelle precedenti graduatorie. Infatti le differenze andando a visionare le bozze delle nuove tabelle sono Evidenti, eh, soprattutto rispetto alla valutazione di alcuni titoli, che o non vengono affatto valutati nelle nuove tabelle o vengono valutati in maniera decisamente inferiore rispetto al passato, questo comporterà che chi era precedentemente inserito eh, nelle graduatorie di istituto adesso con la costituzione delle nuove graduatorie provinciali e quindi delle nuove graduatorie di istituto che di fatto sono speculari eh, quanto a punteggio eh, rispetto alle graduatorie provinciali vedrà totalmente stravolta la propria posizione eh, in graduatoria quindi in effetti non si può parlare di aggiornamento delle graduatorie di istituto ma eh, si va a, a configurare una costituzione ex novo delle graduatorie di con azzeramento di tutte le precedenti posizioni. È inevitabile infatti che vi saranno notevoli differenze eh, nella costituzione delle graduatorie eh, di seconda e terza fascia rispetto alle eh, graduatorie precedenti. e Questo oltre a, a configurare un danno nei confronti soprattutto dei precari storici eh, rappresenta anche un po' una beffa perché sappiamo che tra un aggiornamento e l'altro delle graduatorie di istituto oltre a sperare di poter prestare supplenza per incrementare il punteggio i precari inseriti in graduatoria acquisivano eh, nuovi titoli eh, culturali in vista del nuovo aggiornamento. Adesso questi nuovi titoli verranno valutati diversamente eh, quindi con un'evidente beffa per chi ha eh, speso energie psicofisiche ma soprattutto economiche, perché acquisire questi titoli non è eh, assolutamente gratuito, eh, quindi con un inevitabile eh, danneggiamento delle posizioni già acquisite. Questo se non interverranno delle modifiche in corsa da parte del Ministero comporterà quasi inevitabilmente il sorgere di nuovo contenzioso vedremo con la pubblicazione del decreto eh, definitivo se saranno apportati gli aggiustamenti indicati dal CSP e dalle organizzazioni sindacali grazie e arrivederci